Io sono Yamile e in questo video tratterò 10 curiosità su Bleach. Sigla! Questo video contiene spoiler sulla serie e sul manga, perciò se non l'avete letto o visto, andate a recuperarlo e poi tornate qua. Prima di tutto però, domanda del giorno: conoscete Bleach? Vi piace? Qual è il vostro personaggio preferito? Allora, a me piace molto come serie e il mio personaggio preferito è Nellien, di cui ho fatto il cosplay. Iniziamo subito con le curiosità. 1. Volendo disegnare uno Shinigami in kimono, Tite Kubo ha disegnato il Rukia, rendendola il primo personaggio di Bleach che è stato concepito. 2. Il guanto di rimozione dell'anime che Rukia usa all'inizio della serie è di colore azzurro, oro, arancio e bianco nel manga, mentre è di colore rosso, nero, blu scuro e bianco nell'adattamento anime. 3. Il numero 15 sulla porta della camera da letto di Ichigo è sia un riferimento alla sua età che a un gioco di parole del suo nome. Ichigo può essere letto come 1 e 5. 4. Ichigo afferma che il suo nome deriva da Ichi, che è il primo premio, e per Angelo Custode, anche se suo padre gli ha detto che il suo nome significa colui che protegge. Usando alcuni kanji, il nome di Ichigo può anche significare fragola, il che ha portato Yibango Ikanzawa a commentare che Ichigo aveva un nome carino e Mashiro Kuna a soprannominarlo Berry-tan. Dopo aver sentito il suo nome, Ikaku Madarame ha dichiarato che gli uomini in cui nome contengono la parola Ichi sono spesso potenti e talentuosi. 4. Il colore degli occhi di Horihime varia dall'anime, varia dal manga all'anime. Sono mostrati come marroni nel manga, mentre nell'anime sono raffigurati come argento e grigi. Ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un bel like a questo video e se non lo avete ancora fatto iscrivervi al canale per prossimi video, curiosità, cosplay e altro ancora. Ma andiamo avanti, 6. Mentre lo spirito Shun-ho di Shun-shun Rika di Horihime è presentato come un maschio nel manga e confermato essere un maschio in Bleach Official Character Book Souls, nell'anime presenta invece come una femmina. 7. Renji è soprannominato Ananas Rosso da Jinta Anakari, in riferimento al modo in cui i suoi capelli cremisi sono tenuti una coda da cavallo a forma di ananas. Renji indossa occasionalmente anche una maglietta con la scritta Red Pineapple stampata sul davanti, che vuol dire ananas rosso. 8. Nell'anime i capelli di Uryu sono color corvo, invece che neri come raffigurati nel manga. 9. Nella versione inglese dell'anime la forma da bambina di Nellier non parla in modo livido, tuttavia a volte chiama Ichigo Ichigo. 10. Compleanni: Ichigo 15 luglio, Rukia 14 gennaio, Horihime 3 novembre, Renji 31 agosto, Uryu 6 novembre e Chad 7 aprile. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi ricordo di condividerlo e alla prossima, bye bye!